Gli archivi segreti del Vaticano sono una delle possessioni più preziose della Chiesa Cattolica. Sepolto da un esterno molto religioso, dato dalla figura del Vaticano, giace una raccolta di tesori che riportano tutto il sapere e i segreti della storia. Sono scritti, documenti che raccolgono centinaia di anni e testi che affermano la caduta e la nascita di imperi, le nascite e le morti di papi, lettere originali scritte da re e regine, copie di importanti trattative e persino della corrispondenza personale di figure importanti della storia. Per i ricercatori e studiosi tutto questo è oro puro, ma per altri gli archivi sono una fonte di mistero e voci intriganti che parlano di camere oscure da tempo dimenticate, corridoi segreti, società enigmatiche e complotti nascosti. Quali sono questi segreti che il Vaticano tiene nascosto nei suoi archivi? La città del Vaticano è stata fondata nell'11 febbraio 1929. Le origini dello Stato iniziano con la Pace Lateranense del 1929, che coinvolgeva l'Italia e il Sacro Mare. Ciò risultò nella totale sovranità di quest'ultimo, che si erge sopra un territorio che oggi corrisponde a Roma. Con un patto formale venne nominato il cattolicesimo come unica religione italiana. Il Vaticano ha una popolazione di circa 840 persone e un'area di approssimatamente 108 acri e 44 ettari. La città è situata a Roma, in Italia, ed è lo stato più piccolo ed indipendente al mondo, con la minor popolazione ed area. La città simboleggia la fede romana cattolica. Il suo potere di influenza sulle persone religiose non può essere contestato in alcun modo. L'autorità del mare sacro si estende oltre il cattolicesimo in tutto il mondo. Il Palazzo del Vaticano e la Basilica di San Pietro sono le residenze del Papa, situate dentro le mura della città. Il Papa è considerato una delle persone più influenti al mondo a causa della sua autorevolezza religiosa. Gli Etruschi erano un popolo misterioso, stabilito nel centro Italia più di 3.000 anni fa. Erano esperti in progettazione, arte ed architettura. Per questo la loro civilizzazione è stata una delle più avanzate di tutti i tempi. Malgrado ciò, continuiamo a non sapere molto sul loro linguaggio o sul loro credo. Sappiamo che il nome Vaticano non ha niente a che fare con la Bibbia, il linguaggio greco o latino. Deriva infatti dagli Etruschi. La dea Vatica era la dea della divina comunicazione e della profezia. Gli Etruschi credevano che Vatica risiedesse sottoterra, in una caverna. Infatti i loro templi erano costruiti sopra di queste per comunicare direttamente con lei. Oggi il Vaticano è costruito sopra un'antica caverna etrusca e si dice che il Papa stesso predichi Vant attraverso un tunnel che collega il Vaticano alla caverna. Che sia vero o no, rimane un mistero, ma è chiaro che il nome Vaticano è originato da credi pagani. Nell'ottobre 2019 Papa Francesco ha cambiato il nome degli archivi segreti del Vaticano in Archivi Apostolici del Vaticano. Questi ultimi sono il centro delle deposizioni di tutti gli atti e documenti del Mare Sacro. È una delle più vecchie istituzioni nel mondo. È stato fondato con l'iniziativa di Paolo V durante il XVII secolo. Fino ad oggi è uno degli archivi esistenti più grandi. Gli archivi contengono inoltre una sezione personale dedita del Papa e possono essere letti solamente dal Papa stesso. Gli archivi sono divisi in due sezioni: gli archivi apostolici del Vaticano e gli archivi segreti del Vaticano. I primi sono stati fondati dal Papa Pontefice Innocente VIII, aggiornati fino al XX secolo, mentre la seconda sezione contiene documenti anche degli anni più recenti. Gli archivi apostolici del Vaticano sono accessibili al pubblico, al contrario dell'archivio segreto del Vaticano, che non è in nessun modo raggiungibile. Questi ultimi sono un vasto magazzino di segreti e rivelazioni che contengono scandali e informazioni esplosive. Gli archivi sono enormi e disorganizzati affinché nessuno sappia per quanto possano effettivamente continuare. Un esperto dichiara che ci sono più o meno 24 miglia di scaffali. Tuttavia il Vaticano recentemente ha ammesso che ci sono 85 chilometri lineari, 52 miglia di scaffali, e ci sono 135 fondi, ovvero archivi individuali, che sono separati dagli scaffali.
Questi fondi non solo includono documenti di decreti papali, affari di cancelleria e simili, bensì anche altri materiali, come ad esempio attestazioni di personaggi di famiglie prominenti soppresse da ordini religiosi, nunziature, ambasciate della Chiesa. Queste raccolte non sono mai state controllate perché ci sono informazioni sensibili, come ad esempio l'Inquisizione, ovvero un gruppo di istituzioni che insieme alla Chiesa Cattolica combattevano ciò che reputavano eresia, conducendo capi d'accusa per sospetti eretici. Questo tipo di informazioni possono essere viste solamente con un permesso dell'organizzatore, la Congregazione Sacra per la Propaganda della Fede. Niente meno, gli archivi segreti del Vaticano sono una fonte importante di informazione per gli storici e ricercatori, i quali cercano di scoprire la verità della Chiesa Cattolica e i segreti del mondo intorno a noi. Gli archivi segreti del Vaticano custodiscono da centinaia di anni un qualcosa di molto importante del mondo e documenti pericolosi, ma negli anni più recenti sono stati coinvolti in diverse controversie. Nel 2015 un gruppo di ricercatori ha trovato le prove per testimoniare che il Vaticano ha nascosto sotto gli occhi di tutti i documenti riguardanti abusi sessuali commessi da preti cattolici. I ricercatori dichiararono che il Vaticano era più preoccupato a proteggere la sua reputazione che cercare di aiutare le vittime degli abusi. Successivamente, nel 2018, un altro gruppo di ricercatori scoprì che il Vaticano distrusse centinaia di importanti documenti relativi all'Olocausto. Il Vaticano insistette che quei file erano stati rimossi per una ragione di conservazione, ma molti credono che siano stati distrutti per proteggere l'immagine della Chiesa. Le controversie che coinvolgono i segreti del Vaticano hanno lasciato in molti ad immaginare che cos'altro ci è stato nascosto, quale altro muro segreto è sepolto dietro a quelle mura. Basandoci su qualche voce, gli archivi del Vaticano contengono evidenze sull'esistenza degli extraterrestri. La più comune delle evidenze citate è una serie di teschi che si dice appartenga a razze aliene. Alcune persone credono che il Papa sia alleato di questi marziani e che presumibilmente stia collaborando con loro allo scopo di impiantare a tutti sulla Terra un microchip. Mentre non ci sono prove per verificare questa teoria, non si può smentire che il Vaticano sia a guardia di uno dei più grandi segreti di tutta la storia. Forse un giorno sapremo la verità, ma per adesso il Vaticano rimane muto come un pesce sulla questione extraterrestre. Nel 1891 Papa Leone XIII rilasciò un'enciclica che impattò profondamente la Chiesa Cattolica. Il documento è stato intitolato Rerum Novarum, che si traduce in «Di tutte le cose nuove». Esso era una critica a tutte le industrie della rivoluzione e dei suoi effetti sui lavoratori. Leone commentava che il nuovo sistema economico era sfruttamento puro, quindi assemblò una riforma radicale per proteggere i lavoratori e i loro diritti. L'enciclica causò diverse polemiche, rivelandosi in un dibattito sul potere del Papa nella società e nella politica. Negli anni successivi l'enciclica papale diventò sempre più comune, così che i papi potessero parlare di diverse questioni, dalla povertà alla guerra, di contraccettivi e aborti. Oggi le encicliche papali sono parte essenziale degli insegnamenti della Chiesa Cattolica ed hanno continuato a formare il nostro modo di percepire il mondo intorno a noi. Per centinaia di anni gli storici hanno dibattuto sull'esistenza di Gesù Cristo. Infatti, una nuova teoria è emersa. Il Vaticano ci nasconde le prove dell'esistenza di Cristo. La teoria si basa su rapporti che gli archivi contengono, una conversazione epistolare tra l'imperatore Nerone e San Paolo. Basandoci su questi documenti, Nerone era allarmato dalla velocità di espansione del cristianesimo e chiese a Paolo del leader di questa nuova religione. In tutta risposta Paolo disse che presumibilmente Cristo era una persona reale. Però perché i romani lo condannarono? Molti storici credono che questa storia sia stata fabbricata per rasserenare Nerone. Se questo è vero, significherebbe che il Vaticano continua a nascondere la verità su Cristo per mantenere il suo potere. Che sia una teoria o no, è vero che i dibattiti sull'esistenza di Cristo continueranno per centinaia di anni. Si dice che gli archivi del Vaticano siano sede della collezione più larga al mondo di video inappropriati di bambini, ma la teoria non è mai stata accertata. Il Museo Erotico di Copenaghen contiene una vasta e varia collezione seriale di oggetti salaci, che vanno da quadri a fotografie a film e giocattolini. In più il museo mantiene un significante numero di scritti erotici, includendo quelli di William Beckery Jr., fondatore della rivista nazionale, e della studentessa Camilla Paglia.
Vista la grandezza della collezione e gli avvenimenti di stampa negativa del giorno d'oggi, è poco sorprendente che gli archivi del Vaticano siano stati collegati con queste voci scioccanti e inappropriate. Ad ogni modo, la vera natura della collezione rimane un mistero. Alcune persone credono che, a discapito, abbiano fatto perdere le loro tracce durante i tempi medievali. Gli Illuminati siano tuttora esistenti e continuino a progredire attraverso i loro potenti membri in tutto il mondo. Uno dei membri sarebbe proprio il Vaticano. Alcuni dei Vaticani più importanti si crede facciano parte degli Illuminati. L'idea degli Illuminati che controllano tutto può sembrare una follia per alcuni, ma quando consideri tutti gli avvenimenti ha molto più senso. Per esempio, il Vaticano ha un'immensa e ricca organizzazione la cui stima è di più o meno 30 bilioni di dollari. Sono anche proprietari di alcuni pezzi d'arte dei più importanti al mondo e artefatti storici. Grazie alla loro ricchezza ed influenza, non è difficile credere che facciano parte di una delle cospirazioni più grosse al mondo. Quindi, la prossima volta che vedi qualcosa di strano che sta succedendo, non essere così veloce a scartare l'idea che gli Illuminati non c'entrino niente. Il terzo segreto di Fatima è un documento controverso che è nascosto negli archivi del Vaticano. Nel 1917 tre bambini del Portogallo hanno dichiarato di aver ricevuto una profezia dalla Vergine Maria. Uno di questi è stato visto da centinaia di testimoni. La sospetta occultazione di questo terzo segreto ha acceso ancora più speculazioni che discutevano se questa profezia avvertiva di un olocausto nucleare o qualche tipo di disastro o emergenze di questo tipo. Nel 2000 il Vaticano ha rilasciato il contenuto di questo segreto, ma non silenziò minimamente le teorie. Molti credono che il terzo segreto sia ancora nascosto al pubblico. Altri credono che i suoi contenuti siano troppo scioccanti per essere rivelati. Altri ancora credono che il Vaticano stia usando tutto questo per controllare le masse. Qualsiasi sia la verità sul terzo occhio di Fatima, esso rimane uno dei documenti più misteriosi al mondo. Solamente un certo numero di persone, i quali si possono contare sulle dita di una mano, ha avuto il permesso di accedere agli archivi, ma anche a loro è concesso di poter leggere solo specifici documenti. Alcuni credono che gli archivi vaticani non si limitano a della semplice documentazione. Per esempio, alcune persone credono che abbiamo nascosto negli archivi una macchina del tempo, chiamata Chronovisor. Il Chronovisor è stato costruito da uno scienziato e prete italiano, padre Pellegrino Maria Eritti. Egli era conosciuto per delle teorie le quali dicevano che aveva progettato e costruito un macchinario del tempo. Usando questo marchingegno si potevano rivedere degli eventi passati e riuscire a conoscere il futuro. Padre Eritti inoltre ha confermato che è riuscito a vedere la crocifissione di Gesù Cristo. Ad ogni modo non ci sono prove che questo macchinario esista e Padre Eritti morì nel 1994 con i suoi segreti. Alcuni credono che il Chronovisor sia tuttora nascosto negli archivi del Vaticano, aspettando di essere trovato. Per centinaia di anni il Vaticano ha protetto i suoi archivi, permettendo solamente a studenti selezionati di accedere alla ricchezza dei suoi file ed artefatti. Ad ogni modo, negli anni più recenti il Vaticano ha iniziato ad aprire i suoi confini al pubblico e agli scienziati, affinché quest'ultimi possano essere di aiuto nelle ricerche di studio. Quello che viene nascosto all'occhio pubblico non ha conferme da nessuno, ma sicuramente ci sono parecchi segreti che devono ancora essere rivelati e trovati. Come abbiamo considerato prima, alcuni di questi segreti potrebbero essere scioccanti e, se rivelati, cambierebbero sicuramente le considerazioni collettive della Chiesa Cattolica, per sempre.